Alcune volte ragazzi, ben ritrovati a Vostro Giorno Gamer. Oggi siamo qui in questo nuovo video di calcio in una nuova serie, ovviamente se verrà supportata da voi. Infatti cosa andremo a fare? Andremo a fare praticamente, vi andrò a dire le probabili formazioni di Juventus Roma e come io la schiererei, le mosse che farei, un tutta una serie di considerazioni. Ma mi raccomando, prima di tutto cioè iscrivetevi al canale. È fondamentale per supportarmi e restare aggiornati su tutti i video. Lasciate un bel mi piace per far continuare la serie. Condividete questo video con tutti i vostri amici. Attivate la campanellina e seguite il WoW Football dal link in descrizione. La mia applicazione per seguire tutto in modo calcio. Prossimi eventi, così chi più ne ha più ne mette. Mi raccomando, è fondamentale. Allora, io darò uno sguardo più che altro a Juventus Roma. Perché dai, io darò anche qualche sguardo qui. Cosa dice Milan Verona che non è questo? Ah, ok, allora. Andiamo subito su Juventus Roma. Juventus Roma, domenica, ore 20:45. Con Morata ancora fuori di palla che con tutta probabilità partirà dalla panchina. Non ci sono grosse alternative. Chi pensa che Kane sia uno scelto secondario potrebbe rimanere deluso. Addirittura. Allora io invece sto pensando 4-4-1-1, che sarebbe un 4-4-2, solo che è il trequartista che sta alle spalle dell'attaccante proprio centrale, con Bernardeschi alle spalle dell'unica punta che sarà Federico Chiesa. Alcuni riduci di impegno nazionale saranno subito chiamati in campo. Quadra a destra e anche a sinistra. Ecco, dicevo, ecco che appunto potrebbero giocare Quadrato e McKennie nonostante ce la prendi entrati dalla nazionale. Quindi a completare la linea di mediana ci sarà sicuramente Locatelli che dovrebbe avere più fame come ancora. Guardiamo la Roma. Roma sente Smalling e Ansa Abraham. La sua con l'Inghilterra è finita anzitempo. Dami Abraham ha rimediato una forte contusione alla caviglia. Insomma, nulla di particolarmente preoccupante, ma la punta di Mourinho potrebbe non essere al 100%. Le sue condizioni fiche ovviamente sono sotto la lente di ingrandimento. Il giocatore è monitorato. Chi invece salterà per cercare sfide Smalling, leggerà la flessa corsa. Pellegrini ha smaltito la febbre, Zaniolo ha pienamente recuperato, se invece di superbo che calafiori dato che mi viene da sabato, ottimo per me per il fatto. Ma Mourinho è quello che ha schierato in un derby, un certo Schneider che aveva messo a bocca ora e piede a Milano. Ok, vabbè, andiamo ancora uno svolto qui, niente di particolare. E vi dirò la mia, cosa ne penso? Allora, sinceramente andare a fare un 4-4-1 non lo farei. Perché? Intanto Chiesa come punta non mi convince. Cioè, ha fatto bene in varie situazioni, ma Chiesa è uno che fa assist, non gol. Cioè, piuttosto io metterei punta Berna al posto di Chiesa. Chiesa metterei largo e magari McKennie trequartista. Della formazione, ovviamente io questa è la prima formazione, ti dico che non la schiererei. Szczęsny tra i pali, difesa dovrebbe giocare appunto Bonucci con De Ligt, quindi confermo questa coppia. Cioè, quindi dall'altra parte io, cioè, dovrebbero giocare Quadra, no, dovrebbero giocare chi? Aspettate, raga, che sto un po' indietro. Aspettate, raga, che sono un po' indietro allora. Quadra destra e McKennie a sinistra, però nella linea 4 con Locatelli, Bentancur e con Chiesa e McKennie davanti. Però non. Quindi ma terzino chi gioca quindi? Allora. Vediamo un po'. Ah, allora il terzino dovrebbero giocare da una parte. Chi era?
Alexandro e dall'altra parte Danilo, no? Quindi Alexandro e Danilo di là, ma io farei piuttosto Szczęsny, Muncy, Delic, Alexandro e Cuadrado. A centrocampo io metterei a sto punto McKennie, però centrale con Locatelli, esterni Federico Chiesa e un esterno pronto. Io metterei Kulusevski con lì davanti. Potremmo vedere proprio due punte, Ken e Bernardeschi. Non sarebbe una brutta cosa. O facciamo giocare Chiesa, punta, ma non mi convince particolarmente. Preferirei un attacco a due con Ken e coso, Berna, che magari è più rischioso metterlo, però. Perché da quel che si vocifera, Bernardeschi dovrebbe giocare trequartista, però io farei proprio giocare punta a punta. Quindi la mia formazione sarebbe questa: Szczęsny, Bonucci, Delic, Cuadrado, Alexandro, centrocampo, McKennie, Locatelli, sì, Chiesa e Kulusevski, lì davanti Ken e Bernardeschi. Mentre la Roma penso che schiera lui, Patrizio, Calafiori, Mancini, Carzop, come si chiama l'altro difensore? La Roma ormai non mi ricordo nulla. Vabbè, l'altro difensore non so chi sia. A centrocampo penso che giocherà con due in mediana, con Veretout e vediamo un po' se c'è qualcuno. Allora, per giocare con Veretout e poi con Pellegrini, Zaniolo e Bram e l'altro, che adesso non ricordo i giocatori della Roma, però. E anche uno magari tra Shaarawy e magari Shomurodov, dovrebbe essere una buona cosa. Quindi raga, questa era la mia formazione per Juventus Roma. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao raga.